schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli, in cui vi voglio dare un po' di consigli in maniera tale che non facciate sempre gli stessi errori e state lì a farmi sempre le stesse domande. Allora, la prima cosa prima di incominciare a fare il glitch che dovete fare è chiamare il veicolo che volete adoperare. In questo caso il Blazer Acqua, oppure la Ramp Buggy, oppure tutti i veicoli che entrano nello Santos Custom. Perché? Perché se lo chiamate dopo non vi farà accedere allo Santos Custom e vi dirà che quel veicolo non è vostro, che è di un altro giocatore, cazzi e mazzi. Quindi lo dovete fare prima di buggarvi, ragazzi. Richiedere il veicolo. Secondo passaggio, molto importante. Quando vedete che non vi carica l'attività, azzerate il contatore e ripartite nuovamente. Io questo video, ragazzi, ve lo lascio integrale, ma non perché ve lo voglio fare apposta o perché voglio monetizzare, ve voglio far vedere tutto in maniera integrale per spiegarvi bene come funziona il glitch, visto che ci riproponiamo sempre le solite domande. Come avete visto, diciamo, a me l'ha dato abbastanza in fretta il caricamento, e qui vi faccio vedere anche la data e l'ora, ragazzi, in maniera tale che capiate bene. Vedete che è la data di oggi, ragazzi. Quando vedete il caricamento 2D4, 3D4, dovete subito accelerare, dopodiché ve ne andate allo Santos Custom. Allora, se il veicolo lo chiamate prima, non avrete nessun problema, ragazzi. Se avete qualche problema, che non riuscite a buggarvi, cambiate attività. Ci sono altre attività sulla mappa, altre gare, che vi danno la possibilità di potervi buggare. Gare, possibilmente non prendete le azzurre di gare, ok? Quindi, non so, prendete le gare, quelle rosa. Ci sono parecchie gare, ragazzi, con cui potete buggarvi. Cambiate gare. Qualcuno dice che quelle con gli RP doppi non funzionano, tipo quella che ho usato io, però a me funziona benissimo, quindi vabbè, non me voglio esprimere, va bene così, ognuno fa il cazzo che crede e ognuno fa i glitch come meglio crede. Io però vi posso dare questi consigli qui, se li volete accettare, volete seguire questi consigli, ben lieto. Però non mi continuate a fare sempre le solite domande del cazzo, perché sono domande stupide, ragazzi. Ci arrivate anche da soli, ma non vi sto dando da degli stupidi, scusate, non vi sto dando degli stupidi, però tante domande potete pure evitarle di fare, tipo il classico funziona, evitate di farlo, lo provate e basta. Allora, un altro punto, ragazzi, il garage, quello in cui state facendo il glitch o in cui andrete a mettere il veicolo, deve essere pieno, ragazzi. Pieno, pieno, vedete, pieno, perché altrimenti quando andrete a rimettere l'auto in garage vi farà lo schermo nero e rimarrete nello schermo nero all'infinito. Quello ve lo farò vedere a fine video, ragazzi. Quindi proseguiamo con il video. Premiamo la freccia destra, ve lo sto spiegando proprio in maniera più elementare possibile. Entriamo nell'officina. Una volta entrati nell'officina, ragazzi, dovete cambiare la targa, cambiare il colore della targa. Allora, se lo fate con targhe personalizzate, non avete nessun genere di problema e potete fare qualunque procedura. Io qui sto cambiando la livrea, ma è sempre una cosa mia, ho tolto la livrea, ma per me, diciamo, per capire quali sono le auto che duplico prima, quelle che dopo, ma è una cosa mia personale. Una volta che avete cambiato la targa, ragazzi, scendete dal veicolo, risalite sul veicolo,
premete freccia destra, vi farà il bug e vi porterà nell'officina e avrete la duplicazione, ragazzi. Allora qui cosa succede? Io sono nell'Arcadius e a me non dà nessun genere di problema, cioè l'auto me la spawna tranquillamente in strada. Mi basta salire in ufficio e scendere in strada e l'auto la trovo in strada. Per tutti quelli che non funziona così in questa maniera, dovete avere un colpo di Lester, ragazzi. Un colpo di Lester, per colpo di Lester intendo una rapina, ragazzi. Dovete avere una rapina, i colpi rapine. Questo colpo rapine dovete averlo lontano dalla Maze Bank, cioè in un appartamento lontano dalla Maze Bank. Vedete, a me l'auto già me la spawna fuori quando io salgo sopra, senza nessun problema, ragazzi. Quindi a questo punto chi invece non gli spawna l'auto avvia un colpo di Lester, e questo colpo di Lester deve stare in una casa che è lontana dalla CEO dove state facendo il glitch, ragazzi. Mi raccomando, deve essere lontano dal CEO dove state facendo il glitch. Quindi a questo punto scendete di sotto e vi trovate l'auto. Invece se avviate il colpo, premete X per avviare il colpo, vi trovate in casa, automaticamente vi trovate in casa, cancellate il messaggio sulla lavagnetta, nel senso premete cerchio, ragazzi, è semplicissimo, scendete in strada e avete l'auto, è semplicissimo. Come vedete, ragazzi, quando voi andate a mettere l'auto in garage vi deve comparire la scritta garage pieno, perché dentro al garage dovrete avere una LG RH8 semplice da sostituire con quello che state duplicando. A questo punto andiamo a ripetere il glitch e qui vi spiegherò altre cose. Ci sono persone che vogliono mettere una targa personalizzata, ma alcuni mi dicono: ah, ma non mi viene il com, non mi spawna questo, non mi spawna quell'altro. Questo è un altro problema, ragazzi. Allora, in primis io vado a richiedere il blazer acqua. Come vedete ho lo stile ancora buggato. Allora, per quelle persone che non riescono a fare la targa pulita, allora parto col presupposto che vi dico subito: se volete la targa pulita ogni volta dovete buggarvi, dovrete ripetere il primo step, quello che ho fatto io, dei 2D4 e 3D4. Poi se volete la targa pulita e mi dite: ah, ma l'auto non entra nel COM, non entra nel COM perché avete l'officina o qualche altra cosa all'ultimo slot. All'ultimo slot, ragazzi, dovete avere il deposito veicolo personale, perché altrimenti l'auto non entrerà mai dentro l'officina, dentro il COM. Il COM, ragazzi, lo dovete chiamare prima che vi buggate. Perché? Perché succede questo: non vi fa chiamare il COM. Quindi il COM dovrete chiamarlo prima di buggarvi. Quindi vi preparate con il COM, vi preparate con il blazer acqua, poi vi buggate e potete fare il glitch che volete. Io qui vi ho fatto vedere quello che succede, ragazzi, e come dovete fare. Vi sto cercando di spiegare al meglio quello che dovete fare. Quindi a questo punto ripartiamo con il glitch. Una volta che siete ancora buggati, andate allo Santos Custom, perché se fate in questo modo e usate anche il colpo di Lester rimarrete buggati sempre. Per quelli che non riescono a tirare fuori l'auto dal veicolo, dal loro CEO, vi basterà entrare in un pallino di questi che vedete in mappa, ragazzi. Anche questa missione qui, per esempio, cioè una missione, quella è una gara che ho creato io, comunque una gara qualunque, una missione qualunque in mappa, purché sia lontana dal CEO, ragazzi, vi butterà fuori il veicolo. Però lì dovrete buggarvi nuovamente, vi dovrete ribuggare un'altra volta. Quindi a questo punto io consiglierei, per tutti quelli che vogliono targa pulita, di fare questo glitch anche con una targa invisibile,
se ce l'avete, un'auto con una targa invisibile, purché sia un'auto di Bennis, ragazzi. Non mi continuate a dire la Deluxe, duplico a Proto, duplico quello. È inutile, è possibile che non lo impariate ancora, che i glitch si fanno solamente con le auto di Bennis, ragazzi. Quindi, dopodiché, dopo che siamo tornati in mappa, indietro, scusate, non in mappa, che siamo tornati al nostro CEO, che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Abbiamo un'altra auto da duplicare, andremo a duplicare un'altra auto, perché comunque siamo ancora buggati. Se facciamo tutto bene, ragazzi, rimarremo sempre buggati. Io adesso non vi ho fatto vedere il colpo di Lester, però penso che lo sappiate tutti. Se avete visto il video precedente, quello della Clubhouse, sapete benissimo come si sbagga con il colpo di Lester. Anzi, alcuni mi hanno anche commentato che quando non vedono l'auto in strada, adesso non mi ricordo chi, però mi ha lasciato questo commento, mi ha detto: quando io salgo sul CEO e non vedo l'auto in strada, vado dall'assistente, mi prendo uno snack e poi l'auto mi compare in strada. Ragazzi, io non lo so, perché io queste cose non le ho provate, però vi sto dicendo quanto. Come vedete, l'auto si è buggata nuovamente, abbiamo nuovamente il bug, è lo stesso bug di prima, ragazzi, né di più e né di meno. Io qui vi sto facendo semplicemente vedere come continuare di seguito questo bug, perché tanti non riescono a capirlo, non so dove sta il problema, e quindi ve l'ho voluto riportare in maniera spiegata in maniera più tranquilla, che voi capiate perfettamente come funziona il bug. Allora, come vedete, io già ce l'ho in strada. Se avete problemi, ragazzi, con altri CEO, compratevi l'Arcadius, ve comprate l'Arcadius, spendete i soldi per comprare l'Arcadius, però una volta che avete speso i soldi, li riprenderete i soldi, li riprenderete completamente i soldi, senza nessun problema. Se non vi compare, provate ad andare sul tetto, come ho fatto io adesso. Cioè, dovete provare, ragazzi, provare. Non è che prendete al primo problema che vi dà: oh Maxi, mi succede quello, il glitch non funziona. No, non è così, ragazzi. Purtroppo i glitch alcune volte, ragazzi, possono darci dei bug strani, quindi dovremo imparare a gestire questi bug strani. Come ho già detto, provate a fare varie prove se non vi spawna l'auto. Però il glitch funziona, non è perché se non spawna l'auto il glitch non funziona. Ci sarà una motivazione se non spawna l'auto, o perché avete il CEO troppo vicino all'appartamento, o per altri cazzi di motivi, insomma. Io, come ho detto, io all'Arcadius lo faccio benissimo. Adesso vi faccio vedere l'ultimo esempio, e poi tanto il video è finito qui. Io sto andando a mettere l'auto, ok ragazzi, non nel CEO, perché ce l'ho tutti pieni. La sto andando a mettere in un garage che non è pieno, ragazzi. Quindi adesso vi faccio vedere l'Alta Street. Qui non è un garage pieno, ok? Adesso andiamo a vedere. Ha solamente 6 posti auto, contate anche voi, e gli altri 4 sono liberi. Io adesso vado a mettere l'auto dentro e si buggerà così all'infinito. Quindi, ragazzi, mi raccomando, seguite alla lettera tutto ciò che vi ho detto. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. No mercy.